esserci, costruire insieme prospettiva. Vicinanza, ascolto e umanità. Solidarietà, coinvolgimento e professionalità. Ascolto, guida, presenza. Sono Margherita Valeri e sono una psicologa dell'emergenza volontaria della Protezione Civile. Mi chiamo Gabriella Manno, sono psicoterapeuta e psicotraumatologa. Sono la dottoressa Francesca Gonzalino, faccio la volontaria di Protezione Civile da 5 anni. Sono Gwendalina Grossi, sono volontaria in Protezione Civile dal 2014 come psicologa dell'emergenza. Essere presenti in una maxi emergenza è fondamentale e essere presenti come psicologi in una maxi emergenza. Perché le emergenze necessariamente portano con sé sempre dei risvolti psicologici. Il supporto psicologico che stiamo fornendo durante l'emergenza coronavirus è fatto attraverso il numero verde messo a disposizione dal Ministero della Salute e dal Dipartimento di Protezione Civile. Ed è uno strumento che permette alle persone di trovare ascolto rispetto alla propria sofferenza. Un primo soccorso psicologico che permette alle persone di rintracciare le loro risorse interne. Ricercare di trovare delle risorse personali, delle risorse importanti di ricostruzione, di resilienza. Altrimenti, a seconda della necessità, diamo all'utente riferimento di un collega appartenente a una società scientifica, che avrà la possibilità di seguirlo per un massimo di 4 incontri telefonici o via Skype, oppure presso i servizi territoriali sia psichiatrici che sociali. I cittadini che ho avuto il piacere di conoscere telefonicamente durante questa esperienza sono stati contenti e mi hanno ringraziato più e più volte per il servizio che stiamo offrendo. Molto spesso ci viene rimandato che ci si sente meglio già dopo la prima telefonata con noi. Ricordo le parole di una persona proprio l'altro giorno che mi ha detto: grazie, questa telefonata per me è stata un'ammirevole, confortevole carezza.